Siamo qui con Samantha Togni, ecco, per il tour che sta facendo, ecco, il suo viaggio a, quest'oggi a Bari e anche ieri, ecco, il 5 e il 6 dicembre. Allora, come sta proseguendo il tour di Ballando con le Stelle 2016? Beh, è stata davvero una bellissima avventura che stiamo portando avanti, siamo arrivati quasi alla fine ormai, però è stato bellissimo condividere dei bei weekend con tanti appassionati della danza e del ballo in generale. Quindi, insomma, davvero tanti ci ha permesso di conoscere tante discipline, anche magari del posto, no? E questo ci ha reso molto felici, ci ha dimostrato come la danza sia veramente viva e come sono tanti davvero ad essere appassionati a queste discipline. Insomma, noi siamo felici. Fra le edizioni in cui hai partecipato come insegnante, qual è quella che più ti è rimasta, ecco, nel cuore? Beh, ovviamente io sono dalla prima edizione, poi ne ho saltate due. Partire con Fabrizio Frizzi è stata davvero una partenza incredibile, con una persona umanamente parlando davvero di grande, grandissimo livello. E poi la prima edizione è quella che rimane un pochino più nel cuore, quello che mi ha permesso, no, di entrare in questo treno fortunato che sta andando avanti ormai da anni. Quindi la prima edizione la ricordo con grande, grande affetto, però ogni edizione mi ha dato da bellissime emozioni e bellissimi ricordi. Questa ultima anche con Giulio è stata davvero un'emozione e una edizione forte. Come sarà secondo te l'edizione 2016 di Ballando con le Stelle? Io credo che come tutte le edizioni ci saranno tante cose da scoprire, con diverse novità, perché Milly e tutto il suo gruppo autoriale è sempre pronta a dare delle novità, quindi staremo a vedere, sicuramente ce ne aspetteranno delle belle. Ultima domanda, il consiglio di Samantha Togni ai giovani che vogliono, ecco, lanciarsi nella danza? Beh, chi vuole avvicinarsi a questo mondo meraviglioso deve sapere che insomma gli aspettano giorni difficili di grande studio e con un carattere forte che ti dia la possibilità, insomma, di non mollare mai, perché il segreto è proprio quello di andare avanti e seguire il proprio obiettivo con la propria passione, che deve essere alla base di una scelta di vita come quella di un ballerino. Quindi non molliamo mai. Ecco, per concludere un saluto ai lettori, ecco, del Giornale di Puglia. Un saluto e un bacio grande da me a tutti i lettori del Giornale di Puglia. Ciao! Siamo con Stefano Oradei, ecco, del tour ancora di Ballando con le Stelle 2016. Ecco, il tour, esatto, che sta proseguendo in tante regioni d'Italia, ecco, siamo per l'appunto a Bari. Come vedi tu questa tappa barese di Ballando con le Stelle? Ma Bari al momento è un successone, nel senso che abbiamo probabilmente raggiunto il record di iscritti, quindi è un record, diciamo. Bari ha partecipato numerosa, e tutta la Puglia e tutto il sud Italia, e quindi siamo entusiasti di questo, sta andando alla grande, grandi talenti, e abbiamo visto dal liscio al ballo da sala, allo standard, al latinoamericano, a high heels, quindi tante, tante novità. Ecco, per la novità del 2016 Ballando con le Stelle, cosa bolle in pentola? Ecco. Cosa bolle in pentola? Tante sorprese, tante novità come al solito, siamo pronti a tutto, e Milly, la produzione di Ballando con le Stelle, ci darà grandissime novità e grandissime esperienze, diciamo. Quindi saremo pronti a tutto, diciamo, e non mancate, guardateci numerosi, perché c'è da vedere delle belle, insomma. Ecco, il consiglio di Stefano Oradei su chi vuole intraprendere un po', ecco, il cammino nella danza, se vogliamo. Ma la danza è un viaggio di vita, diciamo, quindi la danza merita impegno, dedizione, e merita anche tanto sacrificio, ma tanta gioia, perché come noi dà l'opportunità di viaggiare il mondo, dà l'opportunità di conoscere numerose persone, numerosi ambienti e numerosi professionisti, e ti dà carica, ti dà energia di vita, diciamo. Quindi la danza per me è tutto, e ragazzi, se non avete ancora provato, provate. Ecco, per concludere il saluto di Stefano Oradei per i lettori del Giornale di Puglia. Allora, ragazzi, grazie a voi per l'intervista, e un saluto ai lettori del Giornale di Puglia. A presto, baci forti. E siamo qui con Vera Kinyunen, dello staff, ancora del cast di Ballando con le Stelle 2016. Bene, Vera, ecco, per
te questa nuova edizione come sarà, come la vedi, da quanto, da quanto tempo sei nel cast, e per te è sempre una grande emozione parteciparvi come insegnante? Allora, la nuova edizione di Ballando sarà la mia terza, e quindi bellissime esperienze tutte e due quelle che ho fatto, sempre diverse. Allora, dipende anche dal partner che hai, che tipo di ballo farai, che tipo di viaggio farai, quindi è molto molto bello, e non vedo veramente l'ora di conoscere il mio partner, di iniziare ad allenarmi, perché è la cosa più bella. Ecco, e fra i partner che hai avuto come in Ballando, qual è quello che più ti è rimasto? Ecco. Allora, il mio primo rimarrà sempre il mio primo partner di Ballando, ed è Amauris Perez, non si scorderà mai, è un grande, è veramente un grande, è stato un piacere dalla mattina alla sera stare con lui, e siamo amici ancora, molto stretti, quindi veramente è un amico per la vita. Come vedi un po' i giovani che si affacciano al ballo, specialmente con il tour che state facendo un po' in tutte le regioni, come li vedi un po' i giovani? Che consiglio dai a loro? Allora, in Italia i giovani, ci sono tantissimi che ballano e hanno tantissimo talento, tanta grinta, tanta forza, quindi io gli do solo il consiglio di continuare a studiare, di fare il più possibile stili per diventare ballerini completi, però stanno sulla strada giusta. E per concludere, ecco, un saluto ai lettori del Giornale di Puglia. Un grandissimo saluto ai lettori del Giornale di Puglia, un bacio a tutti.